Buongiorno, Luigi Manzi, poeta che vive a Roma ed è nato nel 1945, ha pubblicato presso Ansambla nel 2020 questo interessante libro che si chiama Scissure. È un libro a volte non semplice, in cui le poesie si avvalgono di immagini forti, variamente combinate fra loro, che stimolano nel lettore una costruzione di senso non necessariamente tenuta a coincidere con quella programmata dall'autore, ma che sono affascinanti, sembra di esplorare un pianeta sconosciuto. Dominante è l'ambientazione rurale, perché gli antenati di Manzi venivano dalla campagna ed è questo un mondo che è rimasto per lui molto caro. Vi leggo una poesia facile da capire. Che peraltro è in qualche modo in tono anche con Siena, perché casualmente si intitola Contrada. Il paesaggio profuma di colline. Il cilicio d'una nuvola si scioglie sopra la contrada. È già l'alba. L'uovo splende sulla tavola dei poveri come l'erede al trono della luce solare. Il fattore nel campo versa saliva nelle mani. Spinge la vanga, dissoda la terra, rimuove gli sterpi dal fianco della collina, accarezza la ginestra quasi fosse una figlia dalla chioma arruffata. Poi a sera, di fronte al capanno imbiancato, spegne la lanterna, si lava il viso con la luce della luna. In un'altra poesia che si chiama Ruderi, l'io poetico visita un antico castello. E poi, uscendo da queste rovine, allontanandosi, conclude con queste parole che fanno di lui un Enea perpetuamente straniero e in partenza. E poi, con il padre sulle spalle, abbandonare la città distrutta, tra guardare in lontananza la fiamma torva e nera che l'avvolge e arde come una ciminiera. Luigi Manzi, Scissure. Roma Ensemble 2020. Arrivederci.